Allora, qui c'è il cimitero dell'Antella, noi siamo partiti da piazza Peruzzi all'Antella e qui c'è la prima deviazione che va verso Montisoni. Adesso il primo tratto è tutto in asfalto, poi dopo diventa molto più bello. Di qua si deve andare a sinistra, di qua c'è il museo delle carrozze che un giorno faremo. Avanti! Montisoni, metri 386. Per arrivarci bisogna passare da una strada tutta rigorosamente in salita, dove gli ultimi 200-300 metri sono in lastricato di pietra medievale. La chiesa fu edificata nel 1225, dove inizialmente sorgeva un piccolo castelletto, visto la sua posizione strategica, militare e economica. Nel suo Decamerone, il Boccaccio attesta che nella chiesa veniva conservata una reliquia della croce di Cristo, che in epoca medievale era circondata da considerevole venerazione, ma che poi nei secoli successivi ne cancellò la presenza e memoria, sparendo misteriosamente. San Donato, un centro abitato che si trova fra il comune di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno. Viene anche chiamato il paese delle frittelle, dove ogni anno questi dolci tipici a base di arance, latte, riso e zucchero creano una squisitezza che, accompagnata da un buon vinsanto, è difficile davvero resistere. Non lasciarla giù perché dopo sennò è troppo facile, capito? Non sa di nulla dopo. No. Solo a San Donato e ancora in pochi posti intorno a Firenze rimane la vecchia scritta Canova di Vini. Il termine canova, ormai completamente scomparso, voleva dire bottega, la bottega, dove venivano venduti al dettaglio vino, olio, sale, eccetera. Già in epoca romana i canovai esistevano e veniva venduto ai militari, appunto, vino e olio, ma non mancavano anche i servigi delle famose meritrici con le loro prestazioni. Le canove si trovavano prevalentemente nei quartieri popolari delle città e soprattutto lungo le strade dove c'era molto passaggio. Il locandiere esponeva all'esterno la cosiddetta frasca, che serviva a indicare che la canova era aperta. Abituati e ritornati al punto di partenza, piazza Peruzzi. Praticamente si è fatto 14 km e mezzo circa, però si è giricchiato un po'. Bel percorso, e percorso anello, praticamente si è fatta agevole. Io spero di aver fatto un buon contenuto. Se c'è qualche commento lasciatelo, magari anche per migliorarsi, e ricordatevi che dovete andare a correre perché il viaggio deve continuare. Ciao!